Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, il nostro Signore. Oggi è il venerdì 2 di luglio del 2021 e noi siamo qui per studiare, per, soprattutto per leggere più che studiare questa mattina la parola del Signore. E noi vogliamo lasciare la parola, la lettura semplice, scorrevole, lasciare che questa parola possa penetrare nella nostra vita, trasformare il nostro cuore. Noi stiamo leggendo il libro di Prima Samuele e in questo venerdì noi leggeremo il capitolo 20, quindi capitolo 20 di Prima Samuele. Mi raccomando, il sabato e la domenica, se non hai potuto seguire tutte le puntate, potrai fare in modo di togliere il ritardo, ossia di andare di nuovo verso tutti gli appuntamenti che noi abbiamo, quindi approfitta questo tempo e mi raccomando, se Dio vuole, lunedì prossimo noi riprenderemo tutta la lettura e continueremo a partire dal capitolo 21, ma oggi noi leggeremo il capitolo 20, così se oggi non puoi stare con me dal vivo, io saluto già chi è con noi, magari in differita, perché dopo mezzogiorno, quando vuoi e dove vuoi, puoi leggere la parola del Signore. Parola di Dio, quindi 1 Samuele, capitolo 20. Davide fuggì da Naiot presso Rama, andò a trovare Jonathan e gli disse: «Che cosa ho fatto? Qual è la mia colpa? Qual è il mio peccato verso tuo padre perché mi minacci la vita?» Jonathan gli rispose: «Non affatto, tu non morirai. Ecco, mio padre non fa niente, né di grande né di piccolo, senza dirmelo. Perché dovrebbe nascondermi questa intenzione? Non è possibile». Ma Davide replicò giurando: «Tuo padre sa molto bene che io ho trovato grazia agli occhi tuoi. Perciò avrà detto: Jonathan non sappia questo, affinché non ne abbia dispiacere. Ma come è vero che il Signore vive e tu stesso vivi tra me e la morte, non c'è che un passo». Jonathan disse a Davide: «Che cosa desideri che io ti faccia?» Davide rispose a Jonathan: «Domani è la luna nuova e io dovrei pranzare con il re. Lasciami andare e mi nasconderò per la campagna fino alla terza sera. Se tuo padre nota la mia assenza, tu gli dirai: Davide mi ha pregato con insistenza di lasciarlo andare fino a Betlemme, la sua città, perché c'è il sacrificio annuale per tutta la sua famiglia. Se egli dice va bene, allora il tuo servo avrà pace. Ma se invece si adira, sappi che il male che mi vuol fare è deciso. Mostra dunque la tua bontà verso il tuo servo, perché hai fatto entrare il tuo servo in un patto con te nel nome del Signore. Se c'è in me qualche malvagità, uccidimi tu, ma non condurmi da tuo padre». Jonathan disse: «Lungi da te questo pensiero. Se io venissi a sapere che il male è deciso da parte di mio padre e sta per venirti addosso, non te lo farei sapere?» Davide disse a Jonathan: «Chi mi informerà nel caso tuo padre ti dia una risposta dura?» Jonathan disse a Davide: «Vieni, andiamo fuori nei campi». E andarono insieme fuori nei campi. Jonathan disse a Davide: «Il Signore, il Dio di Israele, mi sia testimone. Quando domani o dopodomani a quest'ora io avrò sentito quello che pensa mio padre, se egli è ben disposto verso Davide e io non mando a fartelo sapere, il Signore tratti Jonathan con tutto il suo rigore. Nel caso poi che mio padre voglia farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu ti metta al sicuro e il Signore sia con te come è stato con mio padre. Possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore perché io non muoia. Non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide». Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide dicendo: «Il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide». Per l'amore che aveva verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare a Davide, perché egli l'amava come la sua stessa vita. Poi Jonathan gli disse: «Domani è la luna nuova e la tua assenza sarà notata, perché il tuo posto sarà vuoto.
Dopodomani dunque tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno di quel fatto e rimarrai presso la pietra di Ezel. Io tirerò tre frecce da quel lato come se tirasse al bersaglio. Poi subito manderò il ragazzo dicendogli, va a cercare le frecce. Se dico al ragazzo, guarda, le frecce sono di qua da te, prendile. Tu allora vieni perché tutto va bene per te e non hai nulla da temere come il Signore vive. Ma se dico al giovane, guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene perché il Signore ti manda via. Quanto a quel che abbiamo convenuto, tu e io, ecco il Signore ne è testimone per sempre. Davide dunque si nascose nella campagna e quando venne il novilunio, il re si mise a tavola per mangiare. Il re, come al solito, si sedette sulla sedia che era vicina al muro. Jonathan si mise di fronte. Abner si sedette accanto a Saul, ma il posto di Davide rimase vuoto. Tuttavia, Saul non disse nulla quel giorno perché pensava, gli è successo qualcosa, per cui non è puro. Certo, egli non è puro. Ma l'indomani, il secondo giorno della luna nuova, il posto di Davide era ancora vuoto. Allora Saul disse a Jonathan, suo figlio, perché il figlio di Isai non è venuto a mangiare né ieri né oggi? Jonathan rispose a Saul, Davide mi ha chiesto con insistenza di lasciarlo andare a Betlemme e ha detto, ti prego, lasciami andare perché abbiamo in città un sacrificio di famiglia e mio fratello mi ha raccomandato di andarvi. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, lasciami fare una corsa per andare a vedere i miei fratelli. Per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re. Allora l'ira di Saul si accese contro Jonathan e gli disse, figlio perverso e ribelle, non so io forse che tu prendi le difese del figlio di Isai, a tua vergogna e a vergogna di tua madre? Poiché fin tanto che il figlio di Isai avrà vita sulla terra, non vi starà stabilità per te né per il tuo regno. Dunque mandalo a cercare e fallo venire da me perché deve morire. Jonathan rispose a Saulo, il suo padre gli disse, perché dovrebbe morire? Che ha fatto? Saul brandì la lancia contro di lui per colpirlo. Allora Jonathan riconobbe che suo padre aveva deciso di uccidere Davide. Acceso d'ira si alzò da tavola e non mangiò nulla il secondo giorno della luna nuova, addolorato come era per l'offesa che suo padre aveva fatta a Davide. La mattina dopo Jonathan andò nei campi a incontrare Davide e aveva con sé un ragazzo. Disse al ragazzo, corri a cercare le frecce che tiro. Mentre il ragazzo correva, tirò una freccia che passò di là da lui. Quando il ragazzo fu giunto al luogo dove era la freccia che Jonathan aveva tirata, Jonathan gli gridò dietro, la freccia non è forse di là da te? Jonathan gridò ancora dietro al ragazzo, via, fa presto, non ti trattenere. Il ragazzo raccolse le frecce e tornò dal suo padrone. Ora, il ragazzo non sapeva nulla. Jonathan e Davide erano i soli a sapere di che si trattava. Jonathan diede le sue armi al ragazzo e gli disse, va a portarle in città. E come il ragazzo se ne fu andato, Davide si alzò dal lato sud, si gettò con la faccia a terra, si prostrò tre volte, poi i due si baciarono e piansero insieme. Davide soprattutto pianse dirottamente. Jonathan disse a Davide, va in pace ora che abbiamo fatto tutte e due questo giuramento nel nome del Signore. Il Signore sia testimone fra me e te e fra la mia e la tua discendenza per sempre. Davide si alzò, se ne andò e Jonathan tornò in città. Parola del nostro Signore. È bello vedere l'amicizia di Jonathan e Davide e come uno aiutava l'altro. La stessa cosa io e te in Cristo Gesù. Noi ci dobbiamo rialzare, noi ci dobbiamo incoraggiare, noi ci dobbiamo proteggere e noi dobbiamo insieme pregare e confidare nel Signore. Questo è il bello di leggere la parola del Signore insieme.
tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure dopo quando vuoi e dove vuoi. Mandami anche le tue richieste di preghiera. Noi preghiamo in Alba Nuova durante il periodo estivo, lunedì, mercoledì e venerdì. Sarà un piacere avere te con me alle 7 del mattino sempre nel canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. Io ti do un fortissimo abbraccio. Un santo bacio, che la grazia del Signore stia con te e se il Signore così vorrà, noi vogliamo stare tutti quanti insieme a leggere la parola del Signore insieme il prossimo lunedì. Ma ti invito anche a venire a partecipare con noi nella celebrazione pubblica, sia nella Chiesa Evangelica Battista di Cesena in via Romagna 268, sempre alle ore 10:30, oppure a Rimini. Via Cesare Pavese, numero 8, sempre alle ore 10:30. Io ti aspetto, che Dio ti benedica nel nome di Gesù.